Siamo a Binario 49, il caffè letterario realizzato dall'associazione Casa d'Altri, un'associazione di volontari che si occupa di rigenerazione sociale e reti sociali. Il caffè letterario Binario 49, l'abbiamo sempre detto, è un sogno che vuole lasciare il segno e in questa ottica abbiamo voluto cominciare a pensare in grande e immaginare che qui, in Via Turri, poteva essere ospitata una mostra, perché no, del più grande fotografo attualmente esistente, di Sebastião Salgado. E così, davanti a un takeaway cinese qui della zona, una sera abbiamo pensato di lanciare una bottiglia in mezzo all'oceano, sperando che questo messaggio arrivasse a Salgado. Claudio Meglioli, il presidente dell'associazione, ha vissuto molti anni in Brasile, proprio nello stato dove è nato Salgado, e tramite questi amici siamo riusciti a far arrivare il messaggio a Sebastião Salgado. E una mattina di un anno fa ci ha chiamato, era domenica, una domenica sonnata, eravamo stati ad un evento realizzato la sera prima, Binario 49, e pronto. Sono Sebastião Salgado, so che mi state cercando, ditemi che cosa posso fare per voi. E da lì è iniziata la nostra chiacchierata, gli abbiamo detto che cosa stiamo facendo, che cosa vogliamo fare, dove lo stiamo facendo e ha creduto immediatamente in noi e da lì è iniziata una bellissima amicizia, possiamo dire, che vedrà domani appunto l'inaugurazione di questa mostra. Ci ha regalato 100 scatti che abbiamo deciso di suddividere in due sedi differenti, Binario 49 in Via Turri, chiamata zona periferica, ma che poi tanto periferica non è, e Spazio Gerra in centro storico. È dalla periferia questa volta che parte un messaggio, che parte un ponte verso il centro storico, verso un altro luogo di cultura, e da un luogo insolito, inedito di cultura per la città, Binario 49.